Voleva parlarmi? Sei un mormone? Spiegami, voi siete dei mormoni veri oppure soltanto dei coloni neri? La Chiesa è progressista in fatto di uguaglianza Non razziale. mi interessa. Anzi, ringrazio Dio per avermi mandato un astemio. Devo formare un gruppo per controllare se il deterioramento del fegato rientra nei limiti. Ho un gran bevitore, un bevitore medio e adesso un non bevitore. È solo una risonanza. Secondo te, al tipo che ha creato il cielo e la terra, importa cosa metti nel tuo apparato I digerente? sogni non sono più importanti della fede. Perché no? Il suo potrebbe avverarsi. Ogni vita è sacra, non trovi? Non salviamo una vita, facciamo un test diagnostico. E neanche uno vero, se è per questo. Quel falso esame può davvero salvarle la vita. Tireresti su un asino da una buca di Shabbat? Allora, lo tireresti fuori o no un asino da una buca nel giorno di preghiera? D'accordo, lo farò. Perché proprio la tequila? Un normale whisky non poteva andar bene lo stesso? Non abbiamo deciso noi. Ok. 2 minuti e passiamo al quinto giro. Svelami la magia del misticismo. Per questo lei è qui. Come gran bevitore sono qui per dare il mio contributo alla scienza e mi incuriosisce che le tue convinzioni spirituali siano un tratto meno importanti dei suoi sogni. Io Comincia ad avere dei dubbi? so in che cosa credo. Vedo te un po' vacillante. La nostra religione non ci impone regole su ogni cosa che facciamo. Quando una situazione non è chiara, dobbiamo riflettere meglio. Ma il tuo primo pensiero era un no. Poi hai seguito il mio. La sua logica mi ha convinto. Di solito la logica non attacca con le persone religiose. Altrimenti non ne esisterebbero nemmeno. Lei è ateo. Solo a Pasqua e a Natale. Tanto il resto dell'anno non è importante. Che gusto c'è in un universo già definito senza alcun Per mistero? me è un fatto di verità. Non di gusto. La verità è che abbiamo aperto questa discussione perché vuole sapere qualcosa di me. Cosa ha capito finora? Greta! Greta! Non respira, bisogna intubarla. No! Almeno l'ossigeno! La NASA vorrà sapere perché! Ho controllato gli esami che hai richiesto. Era da te, Foreman? Hai misurato la densità dei suoi denti. È un modo veloce per verificare se c'è ipercalcemia. L'avrai visto passare. E tu sviluppi un sospetto di ipercalcemia dalla totale assenza di ossa rotte. Hai fatto anche 3 screen tossicologici per La questo. paziente può aver preso delle anfetamine. Aveva un cappotto bianco, l'hai riassunto. Foreman dirige il reparto diagnostico al New York Mercy. Ma tu hai bevuto?